Per ogni ettaro di suolo consumato, cioè utilizzato, cementificato, asfaltato, c'è un costo in termini ambientali che può essere quantificato in 100.000 euro all'anno. Stop alla cementificazione della città. A dirlo Coalizione Civica per Treviso, in corsa per le prossime amministrative, al fianco del candidato sindaco di centrosinistra Giorgio De Nardi. Un appello che arriva dopo l'approvazione da parte dell'amministrazione comunale della variante numero 6 al piano degli interventi. Questa amministrazione comunale ha definitivamente approvato consumo di suolo per 18 ettari, nuova edificazione per 120.000 metri cubi e nuove aree commerciali per 4.000 metri quadrati. Noi pensiamo che questa città non abbia bisogno di ulteriore consumo di suolo, perché è già tra i comuni del Veneto con la maggiore percentuale di suolo consumato, che non abbia bisogno di nuovi supermercati, perché siamo quasi al doppio della media nazionale rispetto al numero degli abitanti, e che non abbia bisogno neanche di nuovi appartamenti, perché ce ne sono, secondo l'Istat, già 7.000 sfitti in città. Una battaglia al consumo del suolo che parte dalla zona nord di Treviso. All'incrocio tra via Cisole e via Feltrina, infatti, presto verrà costruito un supermercato di 3.000 metri quadrati. Progetto che porta con sé la realizzazione di una rotatoria nell'intersezione tra via Castagnola e via Cisole e una nuova ciclopedonale. Quello che ci chiediamo noi, però, è quanto valgono questi interventi, pur utili, rispetto appunto al consumo di suolo che viene effettuato. Perché il consumo di suolo ha purtroppo la caratteristica di essere praticamente definitivo. E quindi noi ci troveremo per sempre, o comunque per decenni, il suolo consumato e ci troveremo con delle modifiche alla viabilità che tra qualche anno potrebbero essere superate dalle nuove tecnologie dei trasporti, dalle nuove tecnologie della mobilità.